cambiamento nel modo di fruire la radio, appunto il mezzo radiofonico negli ultimi anni, oppure in realtà è più proprio una questione di interazione con gli utenti che altro? Sinceramente non penso, se non parzialmente, che ci sia stato un modo diverso di fruire della radio. Semplicemente si è ampliata la possibilità di avere rapporti col tuo mezzo di informazione preferito e con i giornalisti ai quali fai riferimento e che ritieni più affidabili. Semplicemente è cambiato questo. Esattamente grazie ai social. Tieni presente anche questo, che la radio è un mezzo che già di suo è social. Le telefonate in diretta, gli SMS sono esattamente questo. Il punto è che ti si amplia il campo, ti si amplia lo spazio, ti si amplia la possibilità di confronto in maniera potenzialmente indefinita. In questa epoca di comunicazione digitale, secondo te quanto premia essere specializzati su un tema specifico? Premia sicuramente, e però il rischio, e questa è una cosa che, sulla quale ho sempre qualche timore, il rischio è di perdere la visione d'insieme. Cioè, quando ti specializzi su un singolo argomento, tendi a perdere la dimensione di quello che è veramente importante. Ti faccio un esempio molto semplice. Pensa ai cronisti giudiziari, a quanto spesso a volte si avvitano su vicende interne alla magistratura, su piccole inchieste o piccoli fatti che riguardano inchieste più grandi, perdendo appunto di vista il quadro d'insieme. Questo succede anche ai giornalisti che si occupano di economia.